È un'arte iniziata quasi per gioco nel 2012 che, unita passione, fantasia, creatività e amore per il mare, ha fatto sì che le sue opere venissero apprezzate in Italia e oltre confine, fino ad approdare in America. Con i sassi d'autore, il fanese Stefano Furlani si è fatto conoscere ovunque, portando un po' di fano in giro per il mondo. Oggi siamo alla Bottega del Furlo in compagnia di Stefano Furlani. Stefano, che cosa sta realizzando? Allora, oggi nello specifico stiamo realizzando, o meglio, stiamo improntando un felino. Diventerà una tigre, un po' difficile immaginarsela, però io già nella testa ce l'ho, quindi se la guardate con attenzione, insomma, è facilmente riconoscibile. Ecco, così nasce una sua opera. Come viene composta poi successivamente? A grandi linee, ecco, si parte sempre dal sasso, chiaramente, che ti dà l'idea, e dal quale, insomma, continua, iniziare a preparare l'opera, a comporre l'opera. Poi ci vuole pazienza, ci vuole calma nel trovare i sassi complementari. Poi viene incollato il tutto. La figura viene posizionata tutta a secco, i sassi vengono posizionati a secco. Una volta che si è delineata l'immagine perfetta e proporzionata, vengono ripresi uno a uno, incollati e rimessi al proprio posto. Una passione è nata in che modo? Allora, una passione è nata, in questo caso, cioè, giocando, però è figlia della manualità e creatività, insomma, che ho sempre avuto grazie agli insegnamenti, grazie alla vita, no? Con mio padre, che lui tanto artigiano, e quindi anche lui è un creativo, manualità, creatività, insomma, è sempre stati parte della mia vita. La sua prima opera? Allora, la prima opera è stata, diciamo, l'ultima che ho fatto sui lettini del mare, dove è nata questa cosa. Sì, è un indiano che in pratica ci dispiace talmente tanto distruggere che abbiamo deciso di salvare, l'ho portato qua in negozio e gli ho preparato un fondo e da lì, insomma, è nata la prima opera, che è lui. L'ultima invece quale ha realizzato? Nella sua bottega ce ne sono un'enormità, ce n'è qualcuno a cui è più legato? L'ultima credo sia l'autoritratto di Van Gogh, come puoi vedere. Qui work in progress è continuo, perché magari vado in cerca di un sasso per terminare un'opera, ne trovo un altro che mi dà l'idea di una per un'altra opera, quindi sono in continua evoluzione. La sua arte l'ha portato a girare in Italia e non solo? Sì, sì, fa molto conosciuto, un po', diciamo, un po' in tutto il mondo, perché è un'arte molto singolare, quindi ho girato tanto l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti, un bel divertimento, dai. C'è stata una soddisfazione in particolare che ha avuto in questi anni? Forse sì, dai, il picco è stata la mostra in America. Venire contattati per andare a esporre negli Stati Uniti non è cosa da poco, però ci sono stati tanti aneddoti molto gratificanti, ecco, tanti personaggi famosi che hanno richiesto un'opera e altri che hanno chiesto di associarci una canzone, e l'intervista sul Sun di Londra, l'articolo, quindi tutti bei traguardi, ecco, tutti piccole grandi soddisfazioni. In questi anni c'è sempre stato qualcuno che le è stato vicino? Sì, 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 al di là dell'input iniziale, che era mio figlio, che c'aveva all'epoca, c'aveva 4 anni, ho appassionato un po' tutti in famiglia, soprattutto mia moglie. C'ho i miei angolini a casa e lei, insomma, si è appassionata, ma anche tanto nella ricerca. Questa è l'opera di Dante, che nasce in che contesto? C'era una volontà ben precisa di mia moglie: dobbiamo fare Dante, dobbiamo fare Dante, dobbiamo fare Dante. E io gli ho sempre detto, guarda, finché non troviamo il naso, Dante non nascerà. E è successo che abbiamo trovato il naso, e mi piace sempre definirlo forse il livello più alto. Ecco, perché al di là della composizione c'è anche una somiglianza che è molto difficile da creare, da riportare con i sassi nei volti. Ci ho messo quasi 6 mesi. Stefano ha una pagina social per chi la volesse seguire? Sì, la pagina social si chiama Sassi d'Autore, sia su Instagram che su Facebook.